La 56esima stagione lirico-sinfonica del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza è stata inaugurata sulle note dell'Inno di Mameli, eseguito dall'Orchestra del Teatro di Tradizione Cosentino, diretta da Marco Balderi. Il tema di quest'anno, in grado di contaminare e collegare tra loro tutti gli appuntamenti della stagione, dall'opera al balletto, è l'incantesimo. I temi che io scelgo nelle stagioni sono delle occasioni per raccontare delle storie che attraversano i repertori, attraversano le storie che vengono raccontate, ma sono anche un'occasione di riflessione. Spesso noi viviamo il teatro come un'occasione mondana, come un momento di puro spettacolo. Certo, è anche questo, però può essere anche un momento in cui ci fermiamo a riflettere un attimo su temi sui quali la vita frenetica quotidiana spesso non ci consente di soffermarci. L'incantesimo è il tema che ho dato alla programmazione di quest'anno. Che cos'è l'incantesimo sostanzialmente? L'incantesimo è quel sogno che abbiamo ognuno di noi, che inizia con c'era una volta e che tutti si augurano che finisca con e vissero felici e contenti. Quindi questo è l'augurio che faccio alla serata di stasera, alla stagione, e la speranza che la serata di oggi, i prossimi appuntamenti, siano delle occasioni di contemplazione serena di un'opera d'arte. Un'opera d'arte musicale, ovviamente, perché qui noi parliamo di musica, che sia essa l'opera lirica o il balletto o la musica sinfonica. Ad aprire ufficialmente la 56esima stagione lirico-sinfonica è stata la Cenerentola, l'opera di Gioachino Rossini, il cui allestimento, ispirato al grande artista Lele Luzzati, è stato curato dal regista Aldo Tarabella, direttore artistico del Teatro del Giglio di Lucca. Sono entrato nei giorni scorsi in questo teatro in punta di piedi. Eppure, voglio dire, venivo da Ravenna, ospite della famiglia Muti, con questo spettacolo, con questa opera, quindi ero sotto un giudizio pesantissimo, ma grazie al cielo è andato molto 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 bene. Ma qui ora abbiamo fatto degli innesti nuovi, innesti che sono radicati però sul territorio, e questo mi dà quella sicurezza, quell'appoggio di non sentirmi ospite, ma mi sento anche un po' in casa. L'orchestra nuova di qua, e questo mi sembra bellissimo, il coro Calabria, e questo è un altro segno molto bello, le quattro ragazze nuove che sono il deus ex machina di questa produzione, quattro ottime giovani ballerine di qui, di una delle scuole più importanti. Abbiamo avuto il debutto all'interno del casting della nuova Cenerentola, un artista. Il suo nome è Paola Gardina, straordinaria, al di là del fatto Fenice, Scala, Teatro dell'Opera di Roma ultimamente, e il resto del cast e tutte le nostre maestranze del Teatro del Giglio, ma insieme a quelle di questo bellissimo teatro. Ad impressionare favorevolmente già dal primo impatto il pubblico del Rendano è l'allestimento, un colorato caleidoscopio di immagini e forme che introduce subito nel salone del castello di Don Magnifico, dove inizia una lunga giornata. Interessante è che è l'opera di un giorno. È l'opera scritta dal punto di vista drammaturgico di un solo giorno, perché inizia tutto all'alba nella casa di Don Magnifico e si risolve il tutto la mattina dopo, sempre in questa stessa casa.
ed è l'opera dei travestimenti. Ogni personaggio è sempre o tenta di essere qualcun altro. Il principe diventa servo, il servo diventa principe, le sorellastre vorrebbero essere diverse, ma non lo sono, vorrebbero essere nettamente più buone, più disponibili, eccetera, ma sono invece malvagie. Il Deus ex machina, il filosofo Alidoro, è il finto mendicante. Quindi un po' tutti veramente giocano, eccetera. E questo è un gioco che poi nel teatro e nell'opera buffa sono il perno fondamentale, sono il cardine. La particolarità di questa produzione, mi sento di dire, è nella sapienza con cui il maestro Tarabella ha giocato gli elementi della regia. Cioè, la regia, dal mio punto di vista, ha delle connotazioni estremamente moderne. Anche, per esempio, il ruolo che hanno i quattro figuranti, che poi sono delle ballerine. Normalmente i figuranti nell'opera sono delle figure quasi statiche, di riempimento, invece qui hanno una funzione molto dinamica e partecipano a quasi tutte le azioni sceniche che vedono protagonisti il coro, i solisti, e anche le scelte, diciamo, di regia per quanto riguarda l'interpretazione dei cantanti e del coro sono delle scelte estremamente moderne che colgono lo spirito rossiniano dell'opera adattandolo ai giorni nostri. La vicenda del melodramma giocoso rossiniano si sviluppa in un andirivieni di palazzi di carta e scatole magiche che si muovono continuamente in un meccanismo ad orologeria e che restituiscono l'atmosfera fiabesca intorno alla quale si sviluppa l'azione dei personaggi. Ogni fiaba porta nel sottotraccia quelli che sono i caratteri dell'umano, e quindi qui troviamo un padre, ahimè, e qui è l'aspetto del dramma buffo, del dramma comico, è triste, è tristissimo, il patrigno rifiuta la figlia, la Cenerentola, il rapporto brutto e quindi elementi di invidia, elementi di generosità, elemento importante, infatti il sottotitolo di quest'opera è Il trionfo della bontà, perché veramente Cenerentola esprime dall'inizio sino in fondo in questa partitura una bontà molto molto alta, nonostante tutto quello che naturalmente gli succede. Però all'interno di questo suo percorso, compreso il rifiuto, il riscatto avviene attraverso la carrozza. Io, con divertimento, all'interno delle note di regia, ho scritto che in fondo ognuno di noi sarebbe straordinario se potesse avere davanti casa una carrozza dove entrare e sognare, travestirsi e soprattutto recuperare forze e positività per affrontare la vita. Questo è un po' il segnale che ho voluto dare come regia, una carrozza che possa effettivamente essere il traino per uscire da stati naturalmente negativi come quelli del nostro personaggio. Yeah.
La Cenerentola, andata in scena al Rendano, potrebbe definirsi la celebrazione dell'amicizia e della generosità. Tutti, infatti, hanno dato il massimo, spinti anche dal desiderio di andare oltre e realizzando un progetto originale fatto di continue sorprese. In questa produzione c'è un clima, oserei dire, favolistico, nonostante la sostituzione per forza maggiore di alcuni dei cantanti principali del titolo, che sono stati sostituiti con professionisti giovani ma di comprovata esperienza che hanno già cantato in teatri molto importanti. C'è un clima veramente sereno fra buca e palcoscenico, fra i cantanti stessi. C'è ovviamente quella tensione tipica della prima e quella guai se non ci fosse, però diciamo il clima di questa produzione è particolarmente tranquillo, cosa che normalmente nelle produzioni teatrali non avviene, perché ci sono spesso momenti di tensione, perché lo stress da prestazione gli artisti lo sentono moltissimo, e invece diciamo qui il clima è decisamente disteso. Sarà la magia della fiaba. Scusate amici, la carrozza del principe rimbalzò. Ma chi vedo? Ah, siete voi, ma il principe dov'è? Lo conoscete? Lo scudiero, guardate! Signore, perdonate, è una combinazione! Che dice? Mi figuri, mio padrone! Un senso, un perché venuto è qua. La sposa mie tra voi sarà. Con la Cenerentola si aprono nuovi scenari e prospettive per il Teatro Rendano di Cosenza. L'opera, infatti, potrebbe essere il primo passo per l'avvio di un'importante e produttiva collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. Io e il maestro Tarabella, devo dire, ci siamo trovati, proprio umanamente parlando, e stiamo già immaginando dei progetti per il 2018. Ovviamente è assolutamente prematuro dare ulteriori dettagli, ma ci sono almeno due ipotesi di progetto che ci vedono in collaborazione. Vedremo come si svilupperà questo progetto, anche perché avremo incontri anche con altri direttori artistici di altri teatri di tradizione, nostri confratelli, e vediamo se questa nostra ipotesi possa trovare il consenso di altre strutture italiane analoghe al Teatro Rendano. Ci sono tutti i presupposti. Abbiamo trovato delle sintonie straordinarie, quindi i due teatri, Teatro Rendano e Teatro del Giglio, vorrei tanto, indipendentemente da me come artista, vorrei che potessero, diciamo, sviluppare un percorso di coproduzioni, di collaborazioni. E devo dire che in questi giorni abbiamo anche lavorato, nel pochissimo tempo libero dalle prove, su questi temi. Però questo è un teatro dove ha danzato Nureyev, dove sono stati presenti i più grandi artisti lirici, grandi titoli, e dunque non merita altro che una fortissima ripresa, partendo proprio dalle basi, cioè un'orchestra, un coro. Poi io in giro per i teatri lirici non faccio altro che trovare artisti meravigliosi che provengono dalla Calabria, e dunque non è possibile che io li ritrovi in Germania o nell'Alta Italia o in Svizzera, in Spagna, e dico: ma ragazzi, ma a Cosenza? Sì, vogliamo tornare a Cosenza. E ce ne sono dei giovani strepitosi. Questa terra è una terra fertile, e poi l'ultimo aspetto è anche il primo di sentirsi bene in questa città. Lucca è una città anche importante, insomma, di una regione importante come la Toscana. Proprio parlavamo delle convergenze che ci sono, per esempio su Lucca, oltre alla stagione lirica, c'è un bellissimo festival Lucca Comics, come d'altronde su Cosenza abbiamo il magnifico festival del fumetto, il festival che si fa poi anche alla Città dei Ragazzi. Ci sono delle convergenze con le città un po' anche su politiche culturali, e quindi speriamo di portarle avanti con tanti scambi culturali.
apprezzati l'Orchestra del Rendano e il Coro Francesco Cillea di Reggio Calabria, che rappresentano una parte della significativa presenza nel cast di numerosi artisti calabresi. Cosa che ci piace tanto sottolineare è la partecipazione delle grandi maestranze artistiche della Regione Calabria, dell'Orchestra del Rendano e del Coro del Cileo. Tra Cosenza e Reggio Calabria, insomma, abbiamo tutte le più grandi professionalità calabresi al territorio e quindi questa è la cosa che ci riempie d'orgoglio. Questa è una produzione al 99,9% fatta di calabresi. C'è sempre qualche aggiunto proveniente da altre regioni. In questa produzione due soli elementi non appartengono alla regione Calabria. È una carta importante per il Teatro Rendano. Il maestro Tarabella, quando è arrivato qui in teatro, è rimasto sorpreso da vedere come noi riusciamo a esprimere una nostra orchestra. E chissà che col tempo questo teatro non possa ospitare un'orchestra regionale, cosa di cui la Calabria avrebbe assoluto bisogno, perché siamo rimasti solo noi, la Basilicata e il Molise, a non avere un'orchestra stabile. Buona anche la performance del cast vocale, giovane ma con tanta esperienza, a partire dal mezzo soprano Paola Gardina, che nei panni della protagonista ha saputo interpretare con il giusto pathos i momenti più sofferti ed ha raggiunto vette importanti in Nacqui all'affanno, il rondò finale di Cenerentola, quando il trionfo della bontà si è compiuto e la ruota ha cominciato a girare in suo favore dopo aver fatto breccia nel cuore del principe Don Ramiro.
la cosa importante, la cosa bella che abbiamo visto stasera con la regia di Aldo Tarabella è riuscire a dire qualcosa di nuovo in un'opera d'arte che ha 200 anni di storia, cioè riuscire a inventarsi una regia moderna nonostante il prodotto, la materia su cui si deve lavorare è stata già affrontata da tantissimi altri artisti e registi. Credo che la regia abbia colto nel segno e gli artisti che abbiamo proposto sul nostro palcoscenico siano di assoluto livello, veramente tutti molto bravi. L'incantesimo, che è poi il fil rouge della 56esima stagione lirico-sinfonica del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, continuerà il 1 aprile per narrare attraverso uno spettacolare balletto una storia intrisa di mistero e di seduzione. Avremo il Mantello di Pelle di Drago a cura della compagnia Jazz Art Ballet, i cui solisti sono Andrea Volpintesta e Sabrina Brazzo, che abbiamo avuto modo di apprezzare nel concerto di Capodanno. Gli altri solisti della compagnia sono tutti membri del corpo di ballo del Teatro alla Scala, come lo sono Andrea Volpintesta e Sabrina Brazzo. Sabrina Brazzo è stata fino a qualche mese fa l'étoile del corpo di ballo della Scala e Andrea Volpintesta uno dei primi ballerini. Gli altri quattro solisti sono anch'essi i primi ballerini del corpo di ballo della Scala e sono poi supportati dalla compagnia di danza Jazz Art Ballet, che viene preparata da Andrea Volpintesta e Sabrina Brazzo direttamente. È una storia anche questa costruita su una fiaba, su un racconto. Dei folletti costruiscono un mantello fatto con le scaglie della pelle di un drago che può essere indossato solo da una persona pura di cuore, e la storia si sviluppa finché, diciamo, non viene trovata questa persona che può degnamente indossare il mantello di pelle di drago. È costruita tutta la storia su musiche di autori, diciamo, del Novecento, Bizet, Shostakovich, Khachaturian, e ritorna, diciamo, il balletto nella programmazione del Rendano con dei solisti di assoluto pregio.